Al suo interno può ospitare fino a 70 persone che in tal modo possono dormire e recuperare le energie sotto un tetto che le ripari dalle intemperie. Giovani di varie nazionalità africane, molti dei quali migranti già da anni in diverse regioni italiane, proponendosi come manodopera per lavori agricoli. E il campo solidale allestito ad Alcamo anche per quest'anno, nel mese di settembre, in occasione del periodo della vendemmia, con 70 posti letto all'interno della palestra comunale Palazzello in via Guido Gozzano, stavolta grazie ad un'identica sinergia, oltre che tra il Comune, la Caritas, la Croce Rossa Italiana, anche con altre associazioni di volontariato. La Caritas diocesana, con il coordinamento di Don Enzo Santoro, come sempre svolge il suo servizio di preparazione e distribuzione dei pasti totalmente a titolo gratuito e senza contributi pubblici, come tiene a sottolineare il sacerdote. Tra queste persone ospitate nel campo c'è gente anche con titoli di studio, con famiglie a carico, ma soprattutto con tanta buona volontà di darsi da fare onestamente e guadagnare per vivere, lasciandosi alle spalle anche realtà dolorose e di miseria vissute nelle aree martoriate del mondo da cui provengono. Qualcuno di loro si fa anche intervistare e fotografare assieme ai responsabili dell'organizzazione del campo ed emerge la loro simpatia, la loro padronanza della lingua italiana, la loro capacità di sorridere e di vedere in chi li accoglie e li aiuta, ma anche nei loro datori di lavoro risorse umane per instaurare profondi legami d'amicizia e di fratellanza. C'è anche questo, in un periodo storico in cui tanto si parla anche di sfruttamento, di caporalato, di condizioni disumane, di emergenza migranti in tutte le sue sfaccettature. L'altra faccia della medaglia è sentir dire dai ragazzi intervistati: io qui mi trovo bene. Ma c'è anche un'altra realtà. Per essere ospitati nel campo solidale occorre infatti essere in possesso del regolare permesso di soggiorno o di altri requisiti previsti dalla legge per la permanenza sul suolo nazionale. Accade anche quest'anno che parecchi immigrati stazionano nelle ville pubbliche di Alcamo senza un tetto e costretti a dormire all'addiaccio. Eccoci qui al campo solidale di Alcamo. Anche quest'anno non manca una struttura e appositi servizi per l'accoglienza delle persone che, essendo migranti, si prestano come manodopera per la raccolta dell'uva nelle campagne del territorio alcamese e non soltanto alcamese. La novità di quest'anno è appunto la collaborazione tra le diverse associazioni che hanno deciso di collaborare insieme per portare a termine anche quest'anno questo servizio rivolto a questi ragazzi che la mattina escono per andare a lavorare e ritornano intorno alle 17:30. Vengono qui e hanno la possibilità di lavarsi, quindi di riposarsi, di rilassarsi un po' e poi di cenare. Benissimo, chiaramente che siano in regola con le normative specifiche in materia di immigrazione. Irregolari, sì. Certamente. Sì. Per chi purtroppo non è, ci spiace utilizzare questo termine crudo, non è regolarizzato e che purtroppo è costretto a rimanere fuori, che cosa il comune può fare? Noi garantiamo a questi ragazzi la possibilità comunque di un pasto caldo grazie alla collaborazione gratuita e sempre presente della Caritas, la possibilità di potersi lavare, quindi farsi una doccia calda qui all'interno del campo. Ricordiamo che qui sono disponibili 70 posti letto. Sono 70 posti letto, quest'anno si sono registrati meno immigrati, siamo circa sul 51. Attualmente quindi sono 51 e per quanto riguarda altre fasce della popolazione locale, qui parliamo di migranti, ma ci sono anche persone che vivono in una situazione sicuramente di disagio socio-economico, anche qui ad Alcamo, il comune che iniziative sta promuovendo? Purtroppo anche ad Alcamo c'è una realtà abbastanza delicata. Ho avuto modo di entrare direttamente a contatto con molte di queste persone che ho la possibilità di incontrare spesso nella sede dei servizi sociali in via Verga, che raccontano appunto quelle che sono i loro disagi, fondamentalmente sono socio-economici. Sono partiti due progetti importanti, che sono il volo aperto a tutti, a tutte le famiglie, dove può partecipare un nucleo a famiglia,
e il SIA, che ha iniziato, le domande si sono potute presentare a partire dal 2 settembre, quindi non ha un numero chiuso, quindi è aperto a tutte quelle famiglie che hanno dei requisiti ben specifici che fanno parte del bando, e speriamo con questo di poter quantomeno ammortizzare tutte queste richieste che sono realmente tante. Grazie Assessore, passiamo brevemente la parola agli altri protagonisti dell'organizzazione di questo campo. Come ben sappiamo, Ferrara non è una novità, è stato allestito in precedenza, negli anni precedenti, anche in altre sedi, in altri locali. A Cremesi, ecco, è arrivato anche Padre Santoro, prego, se si vuole avvicinare, è così. Ecco, Padre Santoro ci parla delle attività che la Caritas anche quest'anno non fa mancare, i servizi, i pasti caldi. E finisco un attimo con Fabio Ferrara, ecco, la Croce Rossa Italiana, con quanti volontari partecipa qui? La Croce Rossa Italiana partecipa con circa 8-9 volontari al giorno, più un paio di mezzi che servono ovviamente sia per la gestione giornaliera del campo sia in supporto a quelle che possono essere le esigenze. Ecco, lei stesso si è fatto interprete della necessità di coinvolgere le altre associazioni, perché questo? Sì, ho sentito questa necessità in quanto l'ALCAM è un associazionismo che è una cosa fondamentale ed è una cosa che c'è e va valorizzata. Ho sentito la necessità di coinvolgere tutte le altre associazioni perché comunque tutti insieme come squadra, ognuno ovviamente nel proprio ambito, nelle proprie competenze, dando del suo riusciamo a portare avanti diversi progetti, ad esempio il campo. Una gestione unica è sicuramente più semplice, però poco inclusiva per tutti, mentre da quest'anno, come novità, essendoci tutte le associazioni presenti sul territorio alcamese, perché è stato rivolto a tutti, riusciamo a gestire il campo in maniera migliore e soprattutto in maniera più, diciamo, felice, perché l'associazionismo è una cosa che comunque ci premia. Ci fa socializzare, esatto. Tra l'altro qui c'è gente d'esperienza che ha dato il proprio contributo fattivo in zone terremotate, come a Mirandola, no? Sì, in via sì. Romagna. Sì. In poche parole, noi come pubblica assistenza soccorso Alcamo ANPAS, in tutti gli eventi purtroppo che succedono in questi anni siamo stati presenti con i nostri volontari. Quest'anno siamo stati chiamati qui da parte dell'amministrazione, nonché dal presidente del comitato locale di Alcamo della Croce Rossa, per collaborare a gestire questo campo. Noi stiamo dando la disponibilità durante la giornata di un'ambulanza attrezzata di rianimazione con 3 operatori abilitati all'emergenza sanitaria. E oltre a questo gestiamo quello che sono la farmacia del campo, nonché l'ambulatorio. Seguiamo allora con Infantolino, presidente dell'associazione ERA, European Radio Amateur Association. Già dal nome possiamo capire che andiamo ad allestire quelli che sono i servizi di telecomunicazioni all'interno della struttura, quindi garantendo un po' l'apporto sulle telecomunicazioni per quanto riguarda l'afflusso, segreteria, docce, infermeria, insomma un po' dentro la struttura stessa. Come era, questa è la nostra prima esperienza e siamo sicuramente rafforzata dalla sinergia che stiamo mettendo in campo con le varie associazioni, quindi quando dicevano prima i colleghi è sicuramente una plusvalenza che non è da sottovalutare. È importante dire che con questo sistema l'amministrazione va a risparmiare con quello che ogni anno dà all'unico soggetto che ha gestito il campo, e addirittura con i soldi che rimarranno in più saranno comprati dei defibrillatori e dati in dotazione alle associazioni che svolgono questo tipo di servizio, utilizzeranno tranquillamente nella nostra cittadinanza dei materiali di protezione civile, naturalmente. Abbiamo pure pensato di acquistare, oltre ai defibrillatori, del materiale di protezione civile da mettere a disposizione, speriamo mai, in caso di calamità o comunque per qualsiasi necessità. Per questo ritengo
e ho fortemente proposto e voluto l'associazionismo, quindi tutte le associazioni qua, perché tutti insieme possiamo riuscire in qualsiasi impresa. Bene, allora per la Ferreschio. Io sono il vicepresidente Belardo Gasper e siamo qua per mantenere la sicurezza sia la mattina che la sera per i profughi. Ecco qui due ospiti, provenite voi da dove? Allora, da chi iniziamo? Chi vuole parlare per primo? Dai, iniziamo da te. Da lui, perfetto. Tu? Senegal. Senegal, sì. Mentre tu provieni? Pure Senegal. Quindi siete connazionali, ma è il primo anno che siete qui ad Alcamo? No. 5 anni. Quasi 5 anni. Ah, quindi ormai conoscete bene la realtà alcamese. Sì. Come vi trovate qui? Ho trovato un po' meglio, le persone brave sono cattive, come tutto il mondo, è così. Un po' così, vero. Ma come si lavora qui nelle campagne? Il lavoro, come va? È buono, perché ho trovato un capo bravissimo, anche lui vuole lavorare con noi ogni anno. Con lui, perché noi compriamo bene con lui, anche lui mi piace a noi per lavorare. Ogni tanto sentiamo lui per parlare e scherzare, però veramente io mi piace con questo paese, perché c'è un ragazzo bravo. Ogni tanto trovo anche un ragazzo cattivo, come ti ho detto, mio amico. La vita è così, tutto il mondo è uguale. E io penso il pelle, il colore non c'entra niente, è importante il cuore, è importante bravi, perché quando trovo bravi, se almeno quando vai in un paese rimani con loro, perché la gente vuole sempre una ragazza brava come, perché noi siamo senegalesi, ma però anche le altre persone marocchine, anche tutti sono venuti qui per lavorare, per aiutare mia famiglia, mia moglie, mio padre, la vita è così, ma però il gente non è uguale. Gente non è uguale, però ho trovato anche qui, conosco tante gente qui, Croce Rossa, conosco quasi tanti anni, a scherzare con lui, parlo con lui, ogni tanto sentiamo anche un ragazzo abito qui, però per questo momento mi piacissimo, domani, dopo domani non lo so, ma però per questo momento veramente buono per tutti. La rimanenza dell'anno dove vivi? A Milano. Da Milano ogni anno qui? Ogni anno? Sì, ogni anno, l'anno scorso io non vengo qui perché ho trovato lavoro di là, non posso venire qui, perché quando io trovo lavoro di almeno al fabbrica di vita, lavoro con loro, perché di là più sì. sai cosa vuoi dire? Sì. Quando non ne trovo lavoro vengo qui per lavoro questo qua. Ma a Milano, in altri posti, tipo in Puglia, raccoglie pomodoro, fa queste cose. Sì, quando ne trovo lavoro, perché noi olive. Sì, per questo momento olive. Noi siamo venuti qui per lavorare, perché vorrei mantenere mio moglie, mia famiglia, mio padre, perché la vita per questo momento è cambiata tantissimo. Perché primo anno, quasi 20 anni fa, qui è bravo, è buono. Buonamente. Sì, la vita è per tutto il mondo. Tutto così, crisi. Sì. Tu invece? Allora, io vivo a Agrigento, mai lavorato con esse, sono solo in campagna di lavoro. Solo campagna di lavoro. 5 anni qua, Campobello, del Alcamo. E poi quando finisco qua, andato a Campobello di Massara. Lavoro olive, così. La vita è così. Bene, grazie. Lorenzo Santoro per la Caritas Diocesana, anche quest'anno voi non fate mancare pasti caldi per queste persone che sono ospitate qui al campo solidale, però ci sono anche persone che purtroppo non hanno spazio, non hanno la possibilità di essere ospitate qui perché ci sono delle regole da rispettare. Cosa si fa per queste altre persone in queste condizioni? Sicuramente di disagio, perché umanamente si deve sempre affrontare questa situazione, no? Certo, sì. Ma per queste altre situazioni lo spazio diciamo, è quello che la legge ci consente, diciamo, a noi ci ha dato la possibilità, come io stesso ho fatto giorni fa, sempre di andare a comprare materassine o coperte, oppure di consigliare di cercare subito qualche amico, e avremmo favorito gli eventuali piccoli favori, loro li chiamano controfavori, no? Perché se prodotti di pulizia, così insomma si fanno accogliere meglio dal punto di vista. Quindi noi possiamo favorire un aiuto umano per quello che la legge ci permette, con il dare l'essenziale, un'emergenza, un prodotto di pulizia, il cibo, qualcosa per
per coprirsi. Poi sappiamo bene qui come l'ospitalità ufficiale è delegata al possesso di documenti, ad essere ricevuto. Il resto, diciamo, resta un piccolo segreto di chi fa la carità, diciamo, e che non si può negare, diciamo, per venire incontro ai bisogni. Qui ad Alcamo come vanno le cose per quanto riguarda termine assistenza? Può sembrare riduttivo per quanto riguarda i servizi o comunque la possibilità di aiutare le persone veramente in grosse difficoltà socio-economiche. Sì. Che cosa si può fare e cosa si sta facendo? Sì. Io penso che diciamo, ognuno ha la sua responsabilità. Io parlo della mia. Anche se chiaramente siamo tutti solidali, per cui se ognuno fa la sua parte, come diceva Padre Pio Pugliese, insomma, possiamo fare cose grandi, anche Madre Teresa, Santa Teresa di Calcutta, no? Poi ognuno ha le sue cifre, ognuno ha le sue possibilità, e che chiaramente si possa fare meglio, perché il bisogno ci supera, ci spiazza ed è la sorpresa di ogni giorno, questo è anche vero. Anche noi ci dobbiamo dare sempre un nuovo impegno e migliorarci come chiesa e come società, ma sicuramente si può fare di più. Grazie, grazie. Prego. Padre Santoro.